È lo stesso Draghi che nel giugno scorso, appunto parlando sempre dell'Europa, ha detto che l'Unione Europea deve essere disposta a rafforzare le proprie capacità di difesa, quindi più armi, corsa al riarmo, magari con la scusa di dobbiamo pensare in futuro a una difesa, non possiamo appaltare agli americani la sicurezza, posto che gli americani si sono sempre fatti gli affari loro, non la sicurezza in Europa. Guardate quello che hanno fatto in Iraq, in Afghanistan o in Libia, pensate alla sicurezza in Europa, quanto la guerra in Libia è legata anche all'aumento dei flussi migratori, cosa gliene interessa della sicurezza in Europa agli americani? Interessa chiaramente di mettere le bandierine, di gestire la propria geopolitica ed essere potenti, chiaramente, perché di fatto controllano i determinati territori, lo sappiamo perfettamente. Su queste scemenze vengono dette però dai politici italiani per mostrarsi pavidi, tipo Lollobrigida, ripeto, che giorni fa ha detto: gli americani ci hanno sempre difeso, dobbiamo essere grati a loro, continuano a difenderci. Ma cosa? Ma cosa? E guardate che io non sono minimamente anti-americano, perché gli americani si fanno i loro interessi, come sempre. Io ce l'ho con i politici europei che fanno gli interessi degli americani, Ursula von der Leyen e Draghi anche in questo senso. Dobbiamo appunto rafforzare le capacità di difesa, ha detto Draghi poche settimane fa. Questo è essenziale per aiutare l'Ucraina per tutto il tempo necessario. Ancora per tutto il tempo necessario. Non la pace, ma per tutto il tempo necessario, perché questa guerra in Ucraina, come la guerra in Afghanistan in passato, può diventare una guerra, anzi già lo è, duratura, e soltanto una guerra duratura, questo cielo disse Assange, potrà consentire il trasferimento di denari dalle tasse dei cittadini italiani, europei, ma anche americani, direttamente alle grandi multinazionali della ricostruzione o il complesso militare industriale. È questo che si nasconde dietro la guerra in Ucraina. Tant'è che lo stesso Draghi dice pochi giorni fa, poche settimane fa, l'Ucraina deve vincere o per l'Unione Europea sarà un colpo fatale. Dunque per l'Unione Europea non è più interessante, per lui non è più vantaggiosa la pace immediata, c'è l'inflazione, ci sono il caro vita. Lo ricordo sempre che i paesi europei hanno speso per fronteggiare la crisi energetica legata anche, non soltanto, però legata anche alla guerra in Ucraina, più di quello che hanno investito per i prossimi anni con il Next Generation UE, cioè quel fondo che è stato creato nel 2020. Draghi era presidente del Consiglio dei Ministri, c'era ancora Conte, non me lo ricordo. Comunque, nel 2020, per fronteggiare, credo, no, certo, che sciocco, c'era Conte in quel momento, ho sbagliato, non c'era Draghi, che Draghi non era ancora entrato. Quindi quando è stato pensato il recovery plan, il Next Generation UE, un fondo da 750 miliardi di euro, ecco, l'Europa ha speso, lo dico sempre, per fronteggiare la crisi energetica ad oggi 860 miliardi di euro, quindi di più del fondo pensato per fronteggiare le conseguenze della pandemia da qui a, credo, 2026. Pensate, pensate, perché parliamo di cifre, appunto. Dunque, per Draghi, l'Unione Europea, al posto evidentemente di dedicarsi alla pace, di lavorare per la pace, per un negoziato, per un cessate il fuoco, per una soluzione negoziale, ovvero la Russia ottiene qualcosa cedendo altro e l'Ucraina ottiene qualcosa cedendo altro, questo è un negoziato? No. Ci dice che l'Ucraina deve vincere o per l'Unione Europea sarà un colpo fatale. Dunque, la guerra in Ucraina è diventata una guerra per noi europei, una questione di vita o di morte. E lo stesso Draghi che ci dice occorre una maggiore sovranità europea, dunque una minore sovranità dei singoli paesi, rivedere il patto di stabilità più che per le esigenze chiaramente dei cittadini, per le esigenze. Questa è la mia lettura, poi evidente che devono anche dire anche per il digitale, per la crisi climatica, però chi ha veramente a cuore la crisi climatica oggi non dovrebbe lavorare e supportare una nuova corsa al riarmo, perché soprattutto oggi nuovi armamenti, uranio impoverito, tutto questo ha a che fare chiaramente con i disastri ecologici, oltre chiaramente che i disastri umani. Quindi è veramente una contraddizione totale mettere insieme le esigenze della difesa e dell'ambiente riuscire ad affrontare tali esigenze grazie al nuovo patto di stabilità. Ipocrisia, è ipocrisia. Quello che io vedo è che in questo momento Draghi è tuttora, lo è sempre stato, un politico di fatto, un uomo di establishment o politico, anche se poi non ha bisogno di un consenso elettorale, è potente, che lavora oggi per determinati potentati, che non lavora per me pensando al bene dei cittadini, ancor meno dei cittadini europei, e che magari sta pensando ai propri futuri posti di lavoro. Forse questo soltanto il futuro ci darà risposte, però senz'altro occorre mettere come sempre assieme ai pezzi, soprattutto concentrandoci sulla guerra in Ucraina, che è la questione essenziale ancora di più oggi, che si sta ipotizzando di modificare il patto di stabilità.
per affrontare le grandi esigenze climatiche, ipocrisia. Digitali, vedremo un po', ma soprattutto legata alla difesa. Più armi, più armi, più armi. Dunque, un maggiore supporto a coloro che detengono i principali pacchetti azionari delle industrie belliche, che sono i fondi finanziari, per lo più nordamericani.